Assolutamente, buonasera a tutti. Scusate, subito mi sono ammalato oggi. Allora, Luna Blu parla essenzialmente di sogni e di come i nostri sogni hanno una valenza importantissima nella nostra realtà quotidiana, nella realtà di tutti i giorni. Perché se noi ci abituiamo a dare modo ai nostri sogni di fuoriuscire e non in qualche modo a dimenticarli, riusciamo a mettere a fuoco la parte più importante di noi, quella parte che in qualche modo teniamo spesso comunque nascosta. I sogni assecondati sono i nostri bisogni più intimi. Io spesso li chiamo i sogni come sogni al quadrato. In qualche modo in questo libro i personaggi si intrecciano attraverso un incontro fra Meg, che è una persona che scappa costantemente comunque dall'amore, Damian, che è praticamente il protagonista in qualche modo poi vero e reale, George, che è l'uomo che questa donna comincia comunque a sognare. In qualche modo George, attraverso comunque i sogni, delinea a Meg ciò che a lei manca, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che qualsiasi personaggio che noi sogniamo, comunque qualsiasi persona vera oppure comunque immaginaria che noi sogniamo, ci rivela sicuramente i pensieri che comunque sono nostri. Io posso sognare anche un mio vicino di casa, posso sognare comunque un amico, chiaramente tutto ciò che questa persona dirà durante il sogno è una proiezione di ciò che facciamo dire noi. Quindi comunque La Luna Blu è un libro che parla essenzialmente di sogni, i sogni che tornano a trovarci e noi li lasciamo parlare ci rivelano effettivamente quelli che poi sono i nostri bisogni più intimi. All'inizio il sogno ricorrente potrebbe anche in qualche modo spaventarci, perché siamo un pochino abituati a non assecondare questo nostro sesto senso. Secondo me ognuno di noi poi comunque ha, ognuno di noi in fondo sa che cos'è che manca alla sua vita, in parte perlomeno. Una volta ho scritto, se noi non sappiamo che cos'è che ci manca, in qualche modo magari prendiamo effettivamente tutto quello che passa. Credo che forse il primo passo è mettere in luce ciò che effettivamente noi non vogliamo più nella nostra vita e da lì ripartire per concretamente poi ricominciare e mettere a fuoco da quale punto ricominciare, comunque ripartire la nostra vita. Quindi l'intreccio del sogno, in qualche modo svegliato nella realtà, ci permette di mettere a fuoco che cosa poi la nostra vita manca. Questo è il discorso che gira, diciamo, intorno a noi. Siamo passati appunto dai fotogrammi dell'anima al sogno, al percorso inverso. Il sogno nella Luna Blu rappresenta il luogo dove Meg si rifugia, rifugiando anche alle vite reali, perché, cito testualmente, è meglio l'illusione dell'infinito che la certezza del niente. Ecco, che valore ha il sogno per te? Il sogno, mi rilascio a quello che ho detto prima, ha appunto questo valore importantissimo e fondamentale. Spesso comunque dico alle persone che mi circondano, ad amici, di tentare di portare avanti i nostri rapporti più veri, rapporti con delle persone che incoraggeranno sempre la nostra vita. In qualche modo qualsiasi persona tenterà di spegnere quelli che sono i nostri progetti, quelli che sono i nostri reali desideri. Io dico sempre, non ci vuole bene, perché la nostra vita è fatta di corpo e di anima. Per me anima non ha un valore strettamente legata alla religione, ma la intendo un pochino più come la nostra coscienza interiore, e credo che noi abbiamo bisogno di nutrire il nostro corpo e abbiamo bisogno di nutrire in altro modo anche la nostra anima, quindi questa parte più profonda e più intima di noi. La nostra anima noi la nutriamo dando valenza ai rapporti che comunque ci fanno stare bene. Tutto ciò che in qualche modo ci fa stare male o comunque ci danneggia, noi dobbiamo avere il coraggio di allontanarlo. Io dico sempre che nella nostra vita abbiamo un tempo sociale e un tempo interiore. Il tempo sociale è quello che comunque con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni, è fatto di doveri, è fatto di situazioni dalle quali non possiamo in qualche modo tirarci fuori. Il tempo interiore invece è il tempo che noi dedichiamo a noi stessi, alle persone a cui vogliamo bene, una specie di uomo trasparente, una specie di protezione dove noi possiamo scegliere assolutamente di far entrare solo e soltanto quello che ci fa stare bene. Voi adesso per esempio siete qui, questo è un tempo interiore perché avete scelto comunque di venire qui, mentre magari stamattina una persona era a contatto con delle persone che magari poi non ci farebbe sempre comunque piacere vedere, siccome abbiamo già questa spaccatura che nella nostra vita ci sono per forza dei doveri da cui non ci possiamo sottrarre. Io dico sempre che il nutrimento dell'anima è dato da queste persone che ci fanno stare bene.
diffido sempre delle persone che provano a spegnerci, a spegnere i nostri progetti, perché qualsiasi sia la possibilità, io dico sempre, io ho cominciato a scrivere per curarmi in qualche modo, una sorta di cura personale. In qualche modo la scrittura diventa una sorta di salvezza quando arriva la gente e riesci comunque a essere utile a dare qualcosa agli altri, gli stessi dolori che in qualche modo io ho potuto vivere nella mia vita, rigirati come una sciarpa double face in qualche modo, si rimescolano, si vanno in pasto, in circolo, e riescono fuori non per danneggiare, perché noi non siamo nati per avere in mano un pass che le nostre sofferenze diventano un'autorizzazione a far comunque male agli altri. I nostri dolori possono essere usati per dare comunque poi alle persone qualche cosa di utile. Quindi attraverso la scrittura, che inizia come cura, diventa una sorta di salvezza nel momento in cui ci si rende conto che hai scritto qualcosa di buono comunque per gli altri, ti ha dato una sorta di entusiasmo. Siamo spenti comunque dall'entusiasmo, costantemente, giornalmente, da tutti. Per questo io dico, cerchiamo in qualche modo nel nostro appunto tempo interiore di far entrare soltanto ciò di cui veramente abbiamo bisogno che ci sia accanto. Il libro trasuda sentimenti vissuti, c'è la passione, c'è l'amicizia, c'è l'amore. Ecco, vorrei rimanere un attimo su questo tema che hai toccato in questo momento. Ma è vero che hai scritto questo libro perché le parole rimarginassero in parte le ferite che la vita deve dare? Detto adesso, in qualche modo, questo ponte che la scrittura riesce a costruire comunque fra le anime, perché tante volte io vedo che al di là comunque di me cerco comunque in qualche modo di dedicare, di dare comunque il mio tempo anche in momenti in cui magari ho meno disponibilità, per offrire comunque al di là di quello che scrivo sempre qualche cosa di me. L'altro giorno ho scritto che è troppo comodo comunque dare in qualche modo il tempo soltanto nei momenti in cui una persona è libero e quindi ti chiamo e quindi usciamo. Fondamentalmente nel momento in cui noi abbiamo veramente poco tempo a disposizione, siamo presi da impegni, la nostra vita ci cambia e noi scegliamo in qualche modo di donare agli altri, quello è un vero regalo, quello è un vero dono, perché credo che i nostri rapporti comunque importanti comportino anche dei sacrifici. Io tante volte sento utilizzare la parola rinuncia, credo che esista anche la parola rinuncia, ogni parola ha anche un'accezione positiva. Noi dobbiamo rinunciare a qualcosa di noi per avere qualche cosa di più grande in cambio dalle persone, perché la vita è fatta anche di compromessi positivi, non solo compromessi negativi, compromessi che occorrono per far sì che comunque i rapporti siano rapporti che ci danno un valore umano. Ecco, quindi senz'altro questo è la risposta. Abbiamo parlato di come è nato questo libro, del fatto appunto che lo scrivere ha rimarginato alcune tue ferite. Vorrei un attimino entrare tra le pagine del libro, e prima magari di leggere alcuni passaggi vorrei che tu mi parlassi e mi delineassi un attimo i personaggi: Meg, George e Tania. Allora, Meg è questa donna che fa la traduttrice, in qualche modo lei scappa sempre dall'amore, scappa perché è molto più semplice non accettare che i nostri rapporti possano comunque avere delle mancanze. È chiaro che innamorarsi di un sogno, che cosa fa? Sì che noi attribuiamo una sorta di idealizzazione a ciò che sogniamo. Una persona reale non sarà mai perfetta come ciò che noi ci aspettiamo. Però bisognerebbe sempre ricordarsi che perfetti non lo siamo neanche noi per un altro, che spesso le comprensioni sono fatte di cose che a noi sembrano sciocchezze, magari un'altra persona dal suo punto di vista prende la stessa dinamica, la stessa, con un'altra valenza, e credo che dipenda anche moltissimo dalla sensibilità personale, e noi non intendo sensibilità di gente permalosa che comunque si offende per ogni cosa, intendo che però spesso magari non ci si incontra e bisogna in qualche modo riuscire a fare uno sforzo per incontrarsi. È chiaro che nel momento in cui io immagino una persona, immagine e somiglianza di ciò di cui avrei bisogno, questo io nella mia vita non lo troverò mai, non lo troveremo mai, perché per forza di cose non è possibile. Nel momento in cui noi concretamente scendiamo veramente dal cielo alla terra e ci rendiamo conto dei difetti dell'altro, ci rendiamo conto che possiamo in qualche modo combaciare con questa persona. Una volta ho scritto combaciare e toccarsi con i cuori, in qualche modo possiamo avvicinarci, allora lì inizia il vero rapporto, perché l'innamoramento poi ha una trasformazione.
all'inizio c'è veramente, secondo me, una chimica, qualche cosa inspiegabile, poi però il rapporto si costruisce e ci vuole molto sacrificio, perché per forza di cose altrimenti una persona immediatamente passerebbe da una persona all'altra, accontentandosi comunque di quelle che sono le emozioni fortissime, viscerali comunque dell'inizio, e poi però in qualche modo, come vediamo il primo difetto, vediamo il primo problema, allora prendiamo e ce ne andiamo via. Io ho scritto: il vero coraggio a volte è quello di restare, non quello di andare, e non intendo da rapporti negativi che ci fanno stare male, ma non si deve neanche scappare sempre, in fondo c'è sempre un motivo valido per andare, c'è sempre un motivo valido per restare se ne vale davvero la pena. Io credo che non si rinuncia per niente al mondo a una storia d'amore se effettivamente sentiamo che la vogliamo vivere, a costo di farsi del male, a costo comunque veramente di ferirsi. Credo che rinunciare ad amare, una volta ho scritto nel mio libro precedente, è un suicidio cosciente. Nel momento in cui comunque in questo libro Mac incontra in qualche modo il vero protagonista, lì inizia in qualche modo il suo mettersi davvero in gioco. Prima è solamente una proiezione dei suoi ideali, il suo sogno. Ecco Massimo, c'è un passaggio che sia personalmente sia i tuoi lettori, anche visto il numero di mi piace che hai avuto su Facebook, che ha toccato molto e che vorrei leggere, magari lo commentiamo insieme, perché al libro leggo a pagina 14: tutti vorremmo la felicità, poi tentiamo a riconoscere la forma delle sue sembianze. L'uomo non si accontenta mai, siamo nulla con l'aspirazione ad essere tutto, e così tutto perdiamo e ci scivola fra le mani. Sembra che la felicità non stia nello stare bene, ma nel tornare a stare bene, altrimenti nemmeno te ne accorgi se sei felice. Vorremmo essere amati a dismisura, ma non impariamo a scendere mai alle giuste deghe del cuore. È che un rapporto profondo implica un vero e proprio bilinguismo sentimentale, fatto di uno spericolato livello di intelligenza emotiva. Libel two, l'essere in due. Ma per amarsi davvero c'è un solo modo giusto, si deve smettere di sentirsi sbagliati. Ecco Massimo, mi parli di questo passaggio e di questo sentirsi sbagliati nell'amore e nella vita. Penso che, al di là di quello che si dice sempre, come prima cosa noi dobbiamo imparare ad amare noi stessi e a valorizzare noi stessi, e questo non significa comunque egoismo, ma capire che non esiste una vera conoscenza di sé, noi non possiamo neanche capire di che cosa abbiamo bisogno e quindi rendere appagante la nostra relazione. Questo, ripeto, non vuol dire essere estremamente rigidi, ma neanche accettare delle situazioni che veramente purtroppo vanno in qualche modo contro la nostra profonda e più vera natura. Questo non è giusto. Sicuramente nel momento, fin quando una persona si sente sbagliata, non adeguata, per forza di cose magari accetterà delle situazioni che non le permetteranno di essere serena. Io dico sempre che una storia d'amore è un pochino come un filo, dove due persone si incamminano da una parte e dall'altra e ci si incontra a metà. Se a un certo punto si comincia comunque ad andare troppo oltre la propria metà di questo filo, perché per andare incontro comunque alle esigenze dell'altro, trascurando le proprie, quindi mettendo sempre comunque sempre più da parte quello che siamo noi, ci si allontana comunque troppo da se stessi, e questo non va bene, perché una persona che ci ama non chiederà mai di rinunciare a noi, a una parte di vita importante. Io a volte sento situazioni: no, lavoro comunque, quindi non ho tempo. Questa storia del tempo è una cosa che per me non regge, perché noi abbiamo nella nostra vita una scala di priorità, e questa scala di priorità può cambiare, ma va sempre in qualche modo tenuta a mente, e non credo che si possano trascurare affetti veri. La scusa comunque è del tempo, è senz'altro comunque una scusa, sì, un pretesto assolutamente. In più credo che c'è da dire che spesso noi abbiamo timore di accorgerci che abbiamo bisogno di cambiare. Si parla sempre di coerenza, come se la coerenza fosse: io comincio a prendere una via e per forza di cose la devo percorrere. Non è così. Nel momento in cui io faccio una scelta, devo, rispetto comunque ad una persona, devo chiaramente rispettarla, dovrei, in teoria dovremmo tutti essere sinceri. Io dico, se cominci a non tradire le tue emozioni, non tradisci neanche le persone. Se riconosci quelle che sono le tue emozioni nei confronti di una persona, non la tradirai. Certo che se hai la mente confusa e le emozioni confuse, magari un giorno ti svegli in un modo, un giorno in un altro, e anche un conto è scadere nell'abitudine, un conto è far sì che una persona non possa mai capire realmente che cosa ti puoi aspettare quando l'altro si sveglia alla mattina, anche questo credo che non sia possibile. Però noi dobbiamo capire che a volte il cambiamento è necessario, e seppure doloroso, non è essere incoerenti. Spesso è come se
una persona dice, ok, i miei amici, le persone che ho intorno mi hanno sempre visto così, quindi io non posso più cambiare perché deludo le aspettative che queste persone hanno di me. Questo non è giusto, perché dobbiamo avere il diritto in ogni momento di reinventarci nuovi, se comunque desideriamo cambiare, anche perché poi l'amore non è pietà, smettiamo sentimenti, purtroppo a volte la gente mi dice parli d'amore e non credi nell'amore eterno. Io credo comunque che le storie possano finire, a me è capitato che alcune storie sono finite, non per questo comunque io non ho amato queste persone, non ci siamo amati. Purtroppo l'amore a volte è un'evoluzione e se non si riesce a crescere nella stessa direzione ci si può anche separare. Credo che però, senza dare per scontata l'altra persona, si possa crescere, cambiare, perché i rapporti non sono statici. Noi abbiamo tanta paura spesso dei cambiamenti, ma in realtà tutto quello che sopravvive, sopravvive attraverso i cambiamenti, non sopravvive su una linea retta, piatta. Tutto ciò che è piatto a un certo punto comunque muore. Se noi riusciamo invece a portare tutti i rapporti al di là di un rapporto di coppia, io è amore è tutto, amore quello per i nostri genitori, amore per i nostri amici, i rapporti che sopravvivono nella nostra vita sopravvivono attraverso ai cambiamenti, alla volontà. Io tante volte faccio il mio esempio, la mia vita è molto cambiata, giro comunque per le presentazioni, ma i miei veri amici non li ho persi, perché loro sanno capire che nel momento in cui io ho meno tempo magari non ci possiamo sentire tutti i giorni, però nel momento in cui loro hanno bisogno io ci sarò sempre. Quindi questo poi è capire, rincontrarsi e ritrovarsi 100 volte comunque nella vita, e questi rapporti possono secondo me veramente durare, ogni giorno rinnovarli e ogni giorno renderli nuovi e quindi sempre freschi. Vorrei tornare un secondo al personaggio di Meg. Quindi se prima abbiamo parlato del sentirsi sbagliati nel libro, nella vita e quindi anche nell'amore, vorrei parlare un attimo del tema, soffermarmi sul tema delle persone che rinunciano ad un traguardo anche a livello sentimentale per non affrontare una possibile delusione, che è un po' la situazione che vive Meg, che cito testualmente: tralasciava sempre tutto riguardo all'amore, inventando milioni di pretesti per allontanare l'uomo di turno dalle sue giornate di vita reale. Lei che si è sempre buttata fuori dai viali dell'amore. Ecco, ci parla un po' di questa paura di amare, di questa paura dei sentimenti, nel libro e nel libro. Allora, io dico sempre che noi siamo nati tutti dal coraggio di amare. In qualche modo, se siamo al mondo, è perché qualcuno ha avuto il coraggio di amare. La paura ce l'hanno presentata qui, nel senso che poi nella vita, tutti i giorni, con i fallimenti a cui generalmente andiamo incontro, ce l'hanno però presentata per sconfiggerla, per affrontarla, per metterla da parte e vincerla, perché il vero coraggio non è privo di paura. Nel libro avevo scritto che in qualche modo donarsi comporta il rischio di essere scartati, come se comunque fossimo dei regali per una persona, e d'altra parte una persona che arriva nella nostra vita per farci del bene sarà comunque sempre un regalo. In qualche modo, se noi abbiamo paura di donarci, abbiamo paura di dispenderci, io credo che orientativamente, per forza di cose, passata un'età in cui comunque siamo incantati, disincanto ce l'abbiamo avuto tutti, perché fallimenti, tradimenti, comunque ad ogni livello, non soltanto a livello sentimentale, allora non dovremmo più fidarci delle persone. Però io dico spesso che non fidarsi è un modo comodo di vivere, perché il cinismo è la via più facile. Tante volte dico che scegliere di comportarsi in un modo diverso da quello che noi in qualche modo vediamo, per la maggior parte esiste una fetta di mondo che non ci piace, però esiste anche una fetta di mondo ancora bella da valorizzare, sta a noi la scelta di valorizzare una fetta di mondo rispetto all'altra, e quindi alimentare questi rapporti positivi, farli restare vivi, concretamente attivi nella nostra vita. Questo comunque ci permette di spezzare questa catena che vediamo di brutture, di non tanto di egoismo quanto comunque proprio di indifferenza, perché credo che la cosa più brutta comunque poi nella vita sia accorgerci di questi silenzi di indifferenza, di questo non desiderio di dare delle risposte. Credo che una risposta bisognerebbe darla a chiunque, seppure pessima, seppure negativa, anche in malo modo, però comunque dare una risposta alle persone, anche per salvarle. Tante volte la gente sparisce, no? E noi non sappiamo che cosa è successo, non sappiamo che cosa gli abbiamo fatto, e questo in qualche modo lascia i rapporti in sospeso. Invece sarebbe meglio mettere un punto e ricominciare. C'è bisogno della giusta punteggiatura anche nei rapporti, nei rapporti tra parentesi, non sono rapporti che comunque possono sopravvivere per tanto tempo, in qualche modo si sgretolano. Questo però non deve metterci paura. Tutti noi purtroppo abbiamo subito dei silenzi, abbiamo subito
degli allontanamenti, spesso anche immotivati, o spesso magari immotivati dal nostro punto di vista, perché tante volte io leggo persone che scrivono lui è così, lei è così, e tante volte dico ma noi come siamo? Perché non partiamo? Ma io come mi comporto con gli altri? Io sono la persona che vorrei incontrare, se mi guardo allo specchio sono ciò che comunque in qualche modo vorrei che una persona fosse per me. Se ripartissimo tutti da questo, invece di stare sempre a sindacare su come sono gli altri, quello che fanno gli altri, credo che la vera rivoluzione interiore parte comunque da noi stessi, ed è l'unica rivoluzione da cui si può ripartire, perché il mondo non potrà cambiare mai se in qualche modo noi non siamo i primi a dare un input alle persone. Allora evitare di reagire nel modo in cui un altro si aspetta. Vi dico una cosa che è una sciocchezza, però un po' di tempo fa mi è successo che avevo chiuso con la macchina una persona a 2 minuti, questo è uscito e mi ha detto lei non sa chi sono io. Io con una mia amica l'ho guardato e gli ho detto neanche lei sa chi siamo noi, presentiamoci così ci conosciamo. Lui è rimasto impietrito perché non aspettava che aggredissi qualcosa. È rimasto così perché ci si aspetta sempre che in qualche modo a una violenza verbale si risponda con una violenza verbale. Cioè, essere persone, vi dico una parolaccia per intenderci, stronzi, è la via più facile comunque. È la essere il contrario che è più difficile, perché rispondere comunque al nervosismo con nervosismo è tutto sommato ciò che ci accade ogni giorno. Noi subiamo attentati alla gioia, io li chiamo da quando usciamo la mattina fino a quando noi ritorniamo a casa la sera, la persona che comunque incontri e ti chiude, la persona che ti suona e ti urla dietro, comunque così, è un continuo, quindi uno ritorna in qualche modo la sera che già dovresti stare praticamente in una maniera, in qualche modo invece noi non dobbiamo permettere, non a persone irrilevanti perché la gente è irrilevante, ma a persone che non fanno parte della nostra sfera che abbiamo scelto, in qualche modo di danneggiare il nostro umore. So che è molto difficile e non sempre riesce neanche a me, però sicuramente è un punto di partenza per migliorare un pochino la qualità della nostra vita. Ecco, una domanda d'obbligo, siamo anche in una libreria, quali sono i libri che preferisci e qual è stato un libro in particolare che ti ha segnato la tua personalità e la tua modo di scrivere? Un libro che mi ha segnato è Demian, che è un libro di Herman Hesse, tra l'altro ho chiamato il protagonista del mio libro proprio in questo modo, perché c'è questa dicotomia veramente tra il bene e il male, fra questo libro di Herman Hesse, lui era veramente molto spirituale, che è come se in qualche modo poi noi siamo liberi comunque poi veramente di scegliere la direzione che vogliamo. Questo protagonista di questo libro si chiama Amy Sinclair, io nel mio libro ho fuso infatti Demian, che è il nome appunto di questo libro, si chiama Demian Sinclair, l'ho fuso proprio perché in qualche modo nel mio libro queste due personalità di George e Demian sono fuse in una quanto personaggio e realtà. Questa domanda è una... ci diamo Amy Winehouse, Lobby dell'Utile. Quindi, l'amore può essere un errore? Nel libro ho scritto voglio aver fatto 1000 errori, aver riparato solo al 999, perché alla resa dei conti l'ultimo si chiama amore. Spesso mi hanno scritto ma allora l'amore è un errore, no, in realtà è una provocazione, come per dire che in qualche modo noi ci rilanceremo sempre e continuamente. Ho scritto anche non cambierà mai la geografia di certi sguardi nel libro. Ho scritto questo libro in un momento in cui avevo personalmente una storia molto importante che comunque ho deciso di chiudere proprio per questi motivi che dico a voi, perché io non credo che possa in qualche modo entrare poi nella nostra scrittura qualcosa di troppo distante da ciò che noi siamo. Personalmente non lo credo possibile. E sicuramente in quel momento per me la geografia di questi sguardi non era cambiata perché ancora avevo dentro questa persona. Adesso però dico che la geografia di certi sguardi non cambierà mai, perché noi da questa geografia possiamo sempre ripartire, quella è la nostra radice. Noi possiamo fare 3000 evoluzioni nella nostra vita, cambieremo continuamente, però secondo me abbiamo una radice qui che resterà sempre la stessa, quella non si può cambiare. Per quello ogni volta che una persona mi dice, a me si confida, ma questa persona non cambia, questa persona non cambierà e non deve cambiare. Se una persona non soddisfa le nostre aspettative, siamo noi che dobbiamo cambiare, non è lei che deve cambiare. L'altro giorno ho scritto, le nostre parole non sono mai un errore. Spesso comunque non sono sbagliate le nostre parole, è sbagliata la destinazione. Noi a volte ci innamoriamo purtroppo di una persona che in qualche modo può ricambiare i nostri sentimenti. Bisogna lasciarla andare, perché l'ossessione non è una storia che poi si può concretizzare. Diventa una sorta comunque poi di fissazione, anche forse un modo comodo per scappare da quella che è una vera relazione, che comporta sicuramente poi il fatto che
quante volte una persona ci delude? Ci delude come noi la deludiamo, però, perché chi è che di noi vuol dire non aver fatto soffrire anche il solo fatto che noi rifiutiamo, perché non l'amiamo, una persona che si propone, direttamente questa persona a casa nostra soffre, però non è una sofferenza.